Ciao ragazzi e ben ritrovati per le nostre lezioni di italiano. Oggi parleremo di Ugo Foscolo. Ugo Foscolo nasce a Zante nel 1778 da padre veneto e madre greca. Nel 1792 si trasferisce a Venezia e nel 1797 pubblica lode a Bonaparte liberatore, arruolandosi a fianco dei francesi. Dopo la firma del Trattato di Campo Formio, che cede Venezia all'Austria, Foscolo, profondamente deluso dalla condotta napoleonica, si trasferisce a Milano e nel 1798 inizia a pubblicare le ultime lettere di Jacopo Ortis. Tra il 1799 e il 1800 compone lode a Luigia Pallavicini, caduta da cavallo. Nel 1807 Foscolo pubblica il Carmine dei Sepolcri, tra il 1812 e il 1813 è a Firenze, dove lavora alle Grazie. Nel 1816, dopo che il potere è tornato agli austriaci, si trasferisce a Londra. Qui scrive numerosi saggi. Foscolo inizia a contrarre debiti e viene incarcerato. Muore in povertà nel 1827 e nel 1871 il suo corpo è trasferito nella Basilica di Santa Croce a Firenze. Foscolo vive in un'età di transizione e il suo pensiero oscilla tra illuminismo, neoclassicismo e preromanticismo. Su di lui esercitano una certa influenza i romanzi epistolari, in particolare I dolori del giovane Werther di Goethe, ma anche Parini e Alfieri. Il classicismo di Foscolo non è né vuoto né formale, ma portatore di un insegnamento morale e civile. Per quanto riguarda l'ambito preromantico, Foscolo mostra di conoscere i canti di Ossian, di James Macpherson. La poesia di Foscolo ha una doppia dimensione, pubblica e privata. In alcune opere egli si propone come poeta vate, che indica agli altri i principi morali da seguire. Da un certo punto in avanti, invece, la poesia pare non dover più educare, ma piuttosto rigenerare lo spirito e dare serenità. Tutta la poesia di Foscolo è segnata da immagini e motivi classici e la bellezza viene intesa come principio rasserenatore. Il poeta ammira l'armonia formale dell'arte classica e considera alcuni poeti come dei padri della patria: Dante, Petrarca, Ariosto, Parini, Alfieri. Ultime lettere di Jacopo Ortis è un romanzo epistolare, pubblicato in forma completa nel 1802. Lorenzo Alderani è il destinatario delle lettere, nonché l'autore della nota introduttiva. L'opera è ispirata ai dolori del giovane Werther di Goethe, cui si aggiunge il motivo politico. È un romanzo fortemente autobiografico che riflette una sensibilità preromantica. Tra i vari temi figurano l'esilio, la precarietà dell'esistenza, le passioni e il suicidio dovuto a un duplice fallimento, amoroso e politico. Tra il 1802 e il 1803 Foscolo pubblica 3 volte le poesie, 2 odi e 12 sonetti. Si ricordino fra le altre A Zacinto, Alla Sera e Morte del fratello Giovanni. I temi dei sonetti sono quelli tipici dell'intera produzione foscoliana: l'esilio, la patria, le illusioni, gli affetti familiari e il presagio della tomba illacrimata. Foscolo fa abbondante uso della mitologia classica come metro di paragone con il presente. La poesia ha una funzione eternatrice. La lingua è preziosa e piena di latinismi. Molte sono le figure di posizione utilizzate, come ad esempio gli enjambements. A seguito dell'editto di Saint-Cloud, emanato da Napoleone nel 1804, in Italia nel 1806, che prescrive che tutte le tombe siano fuori dalle città e con lapidi tutte uguali, Foscolo scrive il Carmine dei Sepolcri, dedicato all'amico Ippolito Pindemonte. Sono 295 endecasillabi sciolti. Il Carme è stampato a Brescia nel 1807. Trama principale è che, non essendoci vita dopo la morte, l'unica consolazione per l'essere umano è sapere che i posteri lo ricorderanno. Pertanto è necessario il sepolcro, così come la poesia. Nel Carme viene commemorato il poeta Giuseppe Parini, che era stato seppellito senza esequie solenni e tumulato in una fossa comune. Nella prima parte del Carme si parla delle tombe, che non servono perché la morte è la fine di tutto, ma almeno creano l'illusione di vivere nella mente dei cari. Nella seconda parte si sostiene che il culto dei morti è antico ed espressione di civiltà. Ne sono un esempio le sepolture antiche e i cimiteri inglesi. Nella terza parte si parla delle tombe dei grandi uomini, che sono un esempio, come quelle di Santa Croce a Firenze. Nella quarta parte si sostiene che se le tombe vengono distrutte dal tempo, la poesia no. Essa è eterna ed eternatrice, come quella di Omero. A Firenze, nel 1812, il poeta incontra Antonio Canova, che sta lavorando alla scultura delle Tre Grazie. A lui Foscolo dedica un poema incompiuto di endecasillabi sciolti in 3 inni, dedicati a Venere, Vesta e Pallade.
Nel primo inno si parla della nascita di Venere, che torna all'Olimpo lasciando agli uomini le tre grazie, per ricordare loro la bellezza. Nel secondo inno, dedicato a Vesta, la dea del focolare, abbiamo le tre grazie che officiano un rito alla presenza di tre sacerdotesse, che rappresentano allegoricamente musica, poesia e danza. Il terzo inno è dedicato a Palla di Virtù, la quale su un cocchio trasporta le grazie ad Atlantide, dove si crea un velo per proteggere le grazie dalla violenza degli uomini. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!